Dio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno accolta, non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non l'ha riconosciuto. Venne tra i suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomini, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Giù andiamo di inizio in inizio, finché non giungeremo all'inizio senza fine. Questa parola, questa intuizione, che è di un autore cristiano antico, ci può aiutare a cogliere la grazia di questa messa e di questo Natale. Ci aiuta a riflettere su un aspetto della incarnazione di Dio, della nascita di Gesù, che è quello di introdurre la più grande novità della storia, di introdurre un principio di novità permanente e completo. Nella storia ci sono tanti cambiamenti, uno che studia la storia ne vede continuamente. Ma sono tutti cambiamenti a livello umano. A livello umano. Ricordo una volta un'intervista a Falcone, un giornalista gli chiese: ma questa mafia un giorno finirà? E lui disse: la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni ha un inizio, una crescita, un punto alto e poi una fine. Così è di tutti gli elementi anche positivi della nostra storia, sono cambiamenti all'interno della umanità. Quando avviene l'incarnazione, che Dio assume l'umanità, lì si introduce una novità assoluta, non solo per noi, bensì per Dio stesso, che viene ad assumere la vita umana. E così entra nella storia la potenza di Dio, la sua unità, la sua estrema vicinanza alla nostra condizione umana. E questo fatto, accaduto una volta per sempre 2000 anni fa, nel concepimento poi della nascita di Gesù, è qualcosa che innesca nella storia un principio di cambiamento continuo. Ecco perché quell'autore citato all'inizio dice: qua giù nella vita terrena si va di cambiamento in
questo è un aspetto bello del Natale, specialmente noi che siamo all'interno della vita della Chiesa da un po' di tempo e anche siamo abituati a queste celebrazioni, eccetera, eccetera, capire che la presenza di Dio nella storia della nostra vita può portare, un continuo cambiamento. Questo innesca un principio anche di guarigione della nostra, come si dice, Sartre direbbe noia di vivere, cioè di questa tendenza alla ripetizione continua delle stesse cose, degli stessi problemi, delle stesse relazioni. E quell'autore anche dice una parola importante che esprime un aspetto dell'incarnazione del Figlio di Dio, dice che noi abbiamo l'inizio in inizio finché non arriveremo all'inizio senza fine. Cioè, andando avanti con questi cambiamenti, poi si arriva a qualche cosa che non cambierà. È un annuncio del paradiso ed è un annuncio dell'ultima venuta di Gesù, quella che nella teologia, anche nella liturgia, si chiama venuta della gloria, venuta ultima. Noi non siamo tanto abituati forse ancora, ma di per sé la spiritualità del Natale punta soprattutto a prepararci all'ultima venuta del Signore. Non è solo un ricordo della venuta storica 2000 anni fa, non è solo allenamento a riconoscere la presenza di Gesù nella nostra vita di oggi, è soprattutto qualcosa che vuole alzare la tua mente, il tuo cuore alla venuta di Gesù nella gloria. E allora sarebbe bello intanto credere a questo che vi ho detto, cioè di sapere di credere, perché questo è un mistero di fede pure, che nella tua vita il Signore ti chiama a partecipare a questo cambiamento e avere il cuore aperto, soprattutto se sei grande, alla novità di Dio. Stare attento, perché il Signore dà grazie per la novità che Lui desidera da te e che supera il bisogno umano di novità che tu pure hai spesso, una vita nuova, una vita bella, una vita all'altezza del Figlio di Dio. Quindi l'apertura a questa novità. Poi c'è una domanda un po' più impegnativa, però ve la faccio lo stesso, perché penso che almeno qualcuno, spero tanti, possano arrivarci. La domanda è: qual è la novità che Dio chiede a me quest'anno? La novità che Dio chiede a me quest'anno. Qual è il cambiamento, la novità che Dio chiede a me? Perché quando il Signore viene, viene così, un po' per scomodarci, ma soprattutto per aprire il nostro cuore alla sua novità. E io per me ne indico due. Uno è una vita personale di fede più forte, più decisa. Bisogna che Gesù diventi per me qualcuno, una persona con cui entrare in rapporto, in relazione. Non basta essere cristiani nelle liturgie, una certa condotta morale, eccetera. Noi diventiamo cristiani quando Gesù diventa qualcuno per noi e si accende in una relazione personale. Secondo grande cambiamento verso cui io stesso mi oriento è che Gesù vuole nascere nelle nostre comunità e famiglie. La sua incarnazione è per creare la comunione tra di noi, e se noi vogliamo misurare con un termometro affidabile a
che punto siamo della fede cristiana, dobbiamo guardare a che punto è la vita di comunità, come sono le relazioni tra di noi. E la grazia di quest'anno è anche spingerci a creare comunità vive, dove la parola fratello e sorella sia una realtà vera, superiore a quella indicante i rapporti familiari. Ecco, diciamo una preghiera perché siamo ceduti a fare questo progresso e questo cambiamento. E diciamo, Santissima Trinità, ti lodiamo e ti benediciamo. Santissima Trinità, ti lodiamo e ti benediciamo. Non senza motivo ci hai fatto giungere a questo Natale. Non senza motivo ci hai fatto giungere a questo Natale. Apri il nostro cuore e la nostra mente al mistero della tua novità. Apri il nostro cuore e la nostra mente al mistero della novità. Aiutaci a fare quel cambiamento che tu desideri da noi. Aiutaci.